Ci è stato chiesto di presentare alcuni brani musicali cantati a cappella, perché noi ci occupiamo sia di teatro che di canto e molto spesso creiamo commistioni tra queste due arti. E abbiamo abitato alcuni spazi del Castello di Malpaga. Ci sono alcune sale che sono molto suggestive, per cui l'acustica era davvero strepitosa e siamo riuscite anche a muoverci e a fare piccole coreografie fisiche sul canto. Era la sala del camino, mi sembra che era particolarmente bella e con questo portone intarsiato, con questi affreschi, era magico. Poi pioveva, era proprio suggestivo, con un po' di nebbiolina, era proprio carino. Ma dal mio punto di vista è stato un po' come se noi ci fossimo catapultati in un'altra epoca storica. I nostri canti spesso vengono da altri mondi, da altre culture, da altri tempi, per cui abbiamo abitato il castello di Malpaga come se fossimo veramente in un'altra epoca, in un altro tempo. È stato come un diffondersi, una macchia di cultura che si è espansa in luoghi un po' nascosti della Bergamasca. Anche per noi è stato scoprire dei piccoli luoghi misteriosi, incantati, che magari uno non li conosceva proprio a fondo, non li conosceva così bene, addentrandosi proprio così profondamente.